25 settembre, sono le 8:29, sto andando a Solbiate Olona, dove ci sarà la giornata in ricordo del cimitero cecoslovacco e del campo di prigionia austro-ungarico, campo di prigionia che abbiamo trovato noi come gruppo recuperanti qualche anno fa dietro la caserma Ugo Mara, la base NATO di Solbiate. Ah, ci sarà il sindaco e oggi presenteranno il cippo con i nomi dei caduti che erano sepolti in questo cimitero e doneremo dei reperti che durante gli scavi abbiamo recuperato. Sono effetti personali, più che altro borracce, gavette, piatti gavetta, fregi, piastrini. Ci saranno due delegazioni, se non sbaglio, Repubblica Ceca e Ungheria, se non ho capito male, questo è un programma di corsa. E niente, daremo queste cose che abbiamo preparato, loro le porteranno in patria e metteranno in un museo loro, non so, in ambasciata, non lo so. È il secondo progetto bello di quest'anno che andiamo a concludere. Siamo molto contenti perché dopo ore e ore e ore e ore di scavo e di studi, di ricerche, quando poi dopo si concretizza in giornate come queste e si riesce a fare qualcosa per la memoria e per non dimenticare, diciamo che noi abbiamo un po' raggiunto, anzi, abbiamo raggiunto il nostro scopo, che è quello di far conoscere la storia, di tirare fuori i reperti da terra e lasciarli praticamente sul luogo del ritrovamento, negli enti, comuni, associazioni o piccoli musei di paese, dove chiunque può andare e scoprire o rispolverare la storia del proprio territorio. Niente, adesso circa 10 minuti, un quarto d'ora al massimo sono arrivato. Là ci sarà già là una parte dei ragazzi del gruppo. Purtroppo non ci saremo tutti, ma per molteplici impegni, alcuni non possono venire stamattina, ma è come se ci fossero, perché noi ci muoviamo sempre come gruppo, per cui noi siamo lì anche per loro. Niente, vediamo come sarà la giornata, speriamo non piova, il tempo sembra reggere anche se è un po' nuvolo, c'è un spiraglio di sole, speriamo porti bene.